Buonasera e benvenuti, siamo ritornati con il nostro programma radiofonico dalla Allo Zemeckis e oggi siamo in compagnia di questi due registi, Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. Ciao Matteo e ciao Daniele, come state? Ciao, siamo benissimo, belli pimpanti per l'uscita in sala del documentario, insomma siamo contenti. Sono contenta per voi, anche noi siamo contente per questo vostro documentario. E stasera in compagnia di questi due ragazzi parleremo appunto di C'è un soffio di vita soltanto, che tratta la storia di Luci Salani, la prima trans italiana. Presentateci il vostro programma e descriveteci un po' questo vostro progetto. Allora, abbiamo conosciuto la storia di Luci circa un anno e mezzo fa, per caso, su un'intervista su YouTube, scorrendo per caso proprio la bacheca di Facebook. E ho mandato subito la storia a Matteo e gli ho chiesto di guardare subito questo video, e Matteo ha detto che storia fantastica. Abbiamo subito capito che bisognava fare un qualcosa su questa persona e siamo andati a Bologna ad intervistarla. Abbiamo fatto una lunga intervista di circa 3 giorni in cui sostanzialmente Luci ci ha raccontato tutta la sua vita e abbiamo capito di avere di fronte una persona davvero speciale. Non si trattava solamente della solamente messo fra mille virgolette di una persona che aveva diciamo fatto l'esperienza del campo di concentramento, ma dentro di lei c'erano veramente tantissime persone, tantissime personalità e tantissime identità, e così abbiamo voluto abbiamo chiesto se potevamo fare qualcosa su di lei, e lei ci ha dato sostanzialmente il permesso di entrare nella sua casa, entrare nella sua vita, e per un anno e mezzo siamo stati sostanzialmente suoi nipoti acquisiti. Ok, beh, perché in effetti noi abbiamo visto, come già anticipato il documentario, e tratta tematiche molto forti, il documentario comunque è molto forte e trasmette delle cose ben precise. La mia prima domanda, che tra l'altro è quella più semplice per iniziare appunto questa chiacchierata, è appunto com'è stato girare questo documentario in questo periodo di emergenza, in piena pandemia. Ma guarda, noi abbiamo iniziato a girare il documentario leggermente prima della pandemia, alla fine del 2019 e febbraio 2020 ci siamo ritrovati a Bologna a girare con lei, che già a Bologna avevano chiuso le scuole, l'università. Ecco, guardavamo al Covid come qualcosa, dice, boh, c'è sto virus, a Bologna hanno già chiuso tutto, chi lo sa, ma forse sarà la solita cosa, poi non succede niente. Abbiamo cercato di tutelare innanzitutto Luci, perché era fondamentale, certo, questa cosa qua, insomma 97 anni, e volevamo assolutamente tutelarla, quindi poi non siamo più tornati a Bologna per qualche mese e siamo ritornati poi nell'estate 2020, a settembre 2020, ma già eravamo, la vita era cambiata, la vita di tutti era cambiata, mascherine, lo vedete pure nel film, l'avete visto, certo, pure nel film, che inizia in una maniera normale, poi diventa con le mascherine, possiamo andare a Dachau, non possiamo andare, eccetera, eccetera. Comunque, è sempre per tutelare Luci ad andare lo stesso a Dachau, perché noi eravamo stati invitati insieme a lei dal campo di concentramento per girare che adesso è un museo, per girare il finale del film praticamente lì. E paradossalmente in questa cosa il Covid ci ha dato insomma, in tutto sommato non è stato così dannoso per noi, perché comunque abbiamo preso Luci, il nostro aiuto, un paio di persone che aiutavano Luci, ce la siamo caricata in macchina, in 2 macchine, siamo partiti da Bologna e siamo andati a Dachau, che sta vicino a Monaco, in macchina, con una centenaria. Questo vi lascio pensare, insomma, un po' le avventure. In un certo senso siete stati in sicurezza a modo vostro, nonostante il periodo. In sicurezza sì, perché è meglio di prendere l'aereo, perché noi tanto eravamo tutti già testati, quindi eravamo sicuri, meglio non avere contatti e così. Quando siamo arrivati a Dachau abbiamo trovato il campo di concentramento vuoto, perché non c'erano turisti, non c'era nessuno, e c'era pochissima gente. Alle celebrazioni avremmo trovato veramente migliaia di persone, e non sarebbe venuto un finale così
quasi onirico per certi aspetti. Sì. E quindi da questo punto di vista è stata abbastanza una fortuna. Per tutto il resto, ovviamente, per tutto il resto che ha comportato la pandemia, noi il film l'abbiamo fatto lo stesso, lo stiamo distribuendo lo stesso, con tutte le difficoltà del caso. Tipo ieri sera abbiamo fatto dirette in streaming col pubblico di Milano e insomma ci stiamo inventando di tutto e di più per avere una distribuzione normale, anche se poi comunque in realtà le cose stanno andando bene, perché il film sta avendo una risonanza anche forse più grande di quello che ci aspettavamo alla fine del 2019, quando io e Daniele siamo partiti a Bologna a conoscere una vecchietta e andarla a cercare per la periferia bolognese. Certo, io vi ho visto anche in un'intervista, mi sembra su Rai 1, io l'ho vista su YouTube, però chiaramente okay. Siamo contente che questa vostra distribuzione stia andando anche bene. E a questo punto passo anche la parola a Linda, che di sicuro avrà una domanda da fare, ecco, avrà una serie di domande. Buonasera ad entrambi innanzitutto. Ciao. Quello che mi ha colpito guardando il documentario è la quantità di persone che gravitano attorno alla vita di Lucy, che voi avete inserito appunto all'interno del documentario, perché la storia di Lucy emerge proprio attraverso i racconti che lei fa a queste persone. Quindi volevo sapere se da cosa deriva appunto l'importanza che è stata data a queste persone all'interno del documentario stesso. Allora, in realtà noi è stata una scelta che abbiamo fatto deliberatamente, nel senso che abbiamo capito che non volevamo fare un documentario classico, che non volevamo che Lucy parlasse alla camera, che non volevamo essere noi gli interlocutori principali di Lucy, e abbiamo cercato di fare in modo che la storia di Lucy venisse sempre raccontata, ma non a noi, ma alle persone che le sono vicine, vicine. Tutte queste persone hanno un'importanza per lei, hanno una grande importanza nella sua vita, e hanno sostanzialmente e sono, diciamo, lo specchio di quello che è Lucy oggi. Lucy è le persone che la circondano oggi, anche perché Lucy è sempre meno autosufficiente, quindi chiede molto spesso aiuto a queste persone che le stanno intorno. Non abbiamo neanche organizzato spesso questi incontri. Questi incontri avvenivano un po' per conto loro. Abbiamo solamente detto alle persone che gravitano attorno a Lucy che saremmo stati lì. Quindi abbiamo detto: comportatevi come vi comportate normalmente con lei, quando andate a trovare, fate quello che fate normalmente, sappiate che ci saremo anche noi. E tutte le persone hanno, diciamo, accettato questa nostra presenza, e abbiamo cercato di essere meno invadenti possibile, e abbiamo, diciamo, arricchito le loro conversazioni con la nostra presenza. È stato poi non semplice dare un ordine a tutte queste storie, tutti questi momenti di vita quotidiana vissuti da noi e da lei. Al montaggio abbiamo dovuto tagliare tanto, e abbiamo cercato di dare un ordine e una forma più che altro a questo materiale, perché sostanzialmente non abbiamo quasi preparato nulla. Noi ogni giorno andavamo lì non sapendo quasi quello che ci sarebbe successo. Questo non lo fanno tutti i documentaristi, come molti documentaristi scrivono tantissimo di quello che andranno a fare durante il giorno, del loro girato, del loro lavoro. Noi abbiamo pensato che fosse meglio fare un passo indietro, dovendo maneggiare un materiale umano così importante e così prezioso. Abbiamo cercato di fare un lavoro di riduzione all'osso della nostra presenza. Abbiamo cercato di ridurre al minimo il nostro impatto sulle sue storie, e abbiamo voluto proprio lasciare che fosse lei il centro della narrazione. Ok, allora passo anche la nostra Alessandra, appunto, vorrebbe fare una domanda anche. Passo la parola a lei. Ciao ragazzi, allora io volevo chiedervi: qual è stata la vostra reazione quando avete scoperto tutto ciò che Lucy aveva vissuto, e quindi tutto quello che aveva da raccontare e voi da raccogliere in questo caso?
Noi l'abbiamo capita questa cosa qua, diciamo Daniele aveva scoperto Lucy su una piccola intervista su YouTube amatoriale e me l'ha mandata e abbiamo detto dai cerchiamola, vediamo, proviamoci, facciamo un'intervista, boh, facciamo qualcosa. E quando siamo arrivati lì alla fine del 2019, siamo arrivati a casa sua e abbiamo capito, dopo il primo incontro, tipo siamo andati lì a prendere un caffè, le abbiamo portato i fiori, le pastarelle, proprio come si fa con una signora anziana. E praticamente abbiamo capito che c'era molto di più. Cioè abbiamo capito che non era solamente, tra virgolette ovviamente, una persona transessuale deportata in un campo di concentramento, ma che aveva fatto una vita talmente assurda, rocambolesca, piena di eventi drammatici, che però la cosa che non ci aspettavamo noi non era tanto la cosa riguardante gli eventi drammatici della sua vita, il campo di concentramento, i pregiudizi nei confronti di una persona transessuale. Immaginate poi 70 anni fa cosa potevano essere i pregiudizi, 70-80 anni fa, ma che fosse anche una persona dotata di un'ironia straordinaria, che ogni volta che faceva qualche battuta col suo un po' cinismo e col suo essere politicamente scorretta, e ogni volta che faceva qualche battuta noi ridevamo come se fossimo non con la nonnetta di 100 anni, ma come una persona che avesse fatto tesoro totale della vita che aveva fatto, sia dei momenti negativi sia delle esperienze positive o quelle un po' più bizzarre che aveva inevitabilmente vissuto facendo una vita come l'ha fatta lei. E quindi abbiamo capito che c'era molto di più. Il problema è come mettere in ordine tutto questo materiale, cosa fare, e abbiamo deciso che non avremmo voluto fare un'intervista classica, un documentario intervista classica come diceva Daniele, e quindi di fare qualcosa di diverso con questo materiale, purtroppo tagliando tante cose, ma cercando di adeguarlo allo stile che noi, insomma, un po' alla nostra poetica, quello che è un po' il nostro cinema, cercare di dare un affresco dell'identità di un personaggio e di restituirlo in questa maniera, piuttosto che raccontare cronologicamente per segno nei dettagli alcuni eventi. Noi volevamo dare un affresco del personaggio e non fare una biografia vera e propria. Sì, infatti una cosa che io stesso ho notato è che non è tutto in ordine cronologico, c'è anche l'aspetto i racconti su Auschwitz sono ripresi all'inizio come sono ripresi alla fine, quindi voi in sostanza volevate ricreare questo anche secondo il vostro stile. E io a questo punto volevo chiedervi come mai non avete scelto di inserire anche, non so, canzoni o comunque musica all'interno dell'intervista, ecco, anche un po' per intrattenere, diciamo così. Allora, noi abbiamo sempre fatto un grande lavoro sulle musiche, sui nostri film di fizione, nel senso che la musica è stata sempre considerata quasi un personaggio aggiunto. Okay. In questo documentario abbiamo deciso di eliminarla quasi totalmente. Sì, perché relegando... ci sono solamente dei pezzettini, scusami. C'è un pezzo al centro e un brano alla fine. Abbiamo deciso di eliminarla completamente perché inserire delle musiche sotto una storia di vita così forte, così intensa e così anche a volte drammatica, sarebbe andata a sottolineare e a enfatizzare probabilmente un racconto che non necessitava né di enfasi né di sottolineature, avrebbe probabilmente reso tutto retorico. e come potete ben immaginare, scadere nel retorico in un film del genere è molto semplice da una parte, e quindi abbiamo deciso di non avventurarci in questo campo minato che avrebbe portato sicuramente portato dove non volevamo andare. Ok, non era esattamente il vostro scopo. In effetti, no. La cosa rende tutto molto più cupo, rende l'atmosfera ancora più cupa, perché comunque sono delle tematiche che toccano, come anche il fatto dell'abuso. C'è una scena che mi è rimasta impressa tantissimo ed è una parte che mi ha veramente toccato, quindi diciamo che l'assenza di musica rende il tutto, cioè ti immerge completamente nella storia di Lucy, quindi il vostro intento è ben riuscito.
Vi chiedo, viste le molteplici tematiche che sono presenti all'interno di questo film documentario, esattamente cosa volevate trasmettere al pubblico con la storia di Lucy? Ma guarda, noi volevamo raccontare questa storia perché non pensiamo che questa sia una storia dedicata solamente alle persone come Lucy o alle persone che vivono sulla propria pelle gli effetti sociali e di essere una persona, diciamo, diversa e non omologate. Questa storia ci riguarda tutti. Questa lotta per la nostra identità, per la libertà della nostra identità, non riguarda solamente le persone come Lucy, né le persone che vivono quotidianamente, diciamo, una discriminazione legata alla propria diversità. Questa cosa ci riguarda tutti, perché nel momento in cui e soprattutto è un modello per tutti, perché una persona così con una forza come quella di Lucy, con una modernità di pensiero, malgrado il modo semplice con cui lo esprime questo pensiero, e una persona come Lucy, che paradossalmente è stata dimenticata quasi fino a 100 anni di vita, e adesso molte persone, anche giovani ragazzi come voi, si rendono conto che questa persona è un modello, e se loro possono essere liberi di esprimersi ovunque, che sia nella vita reale, nei social, in qualsiasi caso, lo devono a persone come lei. E noi volevamo che questo fosse un film per tutti, che fosse più universale possibile, e ci abbiamo provato, insomma, poi vedremo. Comunque questo era il nostro intento. Per noi sicuramente è un esempio, perché per Lucy è stato anche più difficile, visti gli anni in cui comunque è nata, il periodo storico, è stato più difficile comunque esprimersi e portare fuori la sua identità, però per noi sicuramente è un modo per imparare. Alla fine lo scopo di un documentario è questo. E allora la mia ultima domanda, praticamente, che è più personale, è più che altro riferita a voi e non al documentario. Io volevo chiedervi se avevate anche progetti per il futuro, visto che voi avete anche alle spalle altre produzioni come Tinker Rapazze e Il Contagio. Quindi volevo chiedervi questo. Allora, sicuramente abbiamo molte cose in cantiere, non sappiamo ancora quando riusciremo a realizzarle, sicuramente, perché fare un film di finzione è molto più difficile, perlomeno fino adesso è stato molto più difficile che realizzare un documentario. Abbiamo preso le nostre camere e abbiamo cominciato anche un po' inconsapevolmente a farlo, così siamo andati così all'arrembaggio. Fare un film di finzione è molto più difficile, necessita di molti più passaggi, ma sicuramente abbiamo dei progetti per il futuro e speriamo che rimanere, diciamo, legati comunque ai nostri personaggi, che sono dei personaggi forse molto complessi, con delle vite molto difficili, ma che alla fine riescono a essere sempre a parlare un po' a tutti. Questo è un augurio che faccio a me e a Matteo, che speriamo di rimanere fedeli ai nostri personaggi. Ed è un augurio che vi facciamo anche noi per il futuro, ecco, per il vostro futuro lavorativo. Allora, noi nelle nostre interviste facciamo un gioco, che è il gioco della torre. Noi vi proponiamo due opzioni e voi buttate giù, diciamo, la cosa che chiaramente non preferite, quindi rimane sul podio la vostra preferenza. Okay. Quindi, okay. Cosa volete buttare giù dalla torre? I film o i documentari? Ma sono la stessa cosa. Noi non facciamo questo tipo di distinzione. Ok. Allora mi sa che vi giocate il bonus, quindi rimanete, diciamo, neutri nei confronti della risposta. Ok, vai Linda. Io invece vi chiedo, chi buttate giù tra Tarantino e Spielberg? Tarantino. Ok. Non lo so, mi butto giù io, perché la carriera loro non la farò mai. Questa è dura. Chi buttate giù dalla torre? È Tinker Rapazze o Il Contagio? Ma guarda, non vi potete giocare il bonus. No, dovete butto, per forza butto scegliere. Butto il contagio, perché comunque le emozioni di Tinker Rapazze, il primo lungometraggio, è un'altra. Senza il primo non avremmo fatto il secondo, quindi a questo punto il secondo. Così magari ne faccio un altro il secondo, però.
E niente, noi vi ringraziamo ecco, per questa bellissima chiacchierata. Grazie. Soprattutto vi salutiamo e vi raccomandiamo di scendere in Calabria. Bene, invitateci. Venite a trovarci, siete ben invitati. Dovete solo venire. Sappiamo che abbiamo la prima fra 5 minuti, cioè la proiezione fra 5 minuti. Buona fortuna. Buona serata e grazie. Grazie, ciao. 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 Ciao, grazie mille.